La schiavitù della moglie è la libertà della donna. Cara signora, perché? Lei mi disse di venire a farle visita uno di questi giorni fra le 2 e le 4. È l'ora giusta? Ma io gliel'ho detto 2 anni fa e non è mai venuto. Ah, sì, è vero, ma è che sono talmente occupato. Ma se non ha niente da fare. È proprio questo che occupa tutto il mio tempo. Come sta il signor Leverdet? Dorme, come può vedere. Ma non sta bene? No, sta benissimo, ma ha l'abitudine di dormire tutti i giorni 1 ora dopo i pasti. Vedo che gli sta ricamando delle pantofole. No, sono per il signor De Targette. Ah, sì. Si accomodi, grazie. Prego. È un uomo molto simpatico, De Targette. Lo incontro spesso al circolo. Ah, sì, è uno dei più vecchi amici di mio marito. Già. È parecchio tempo, però, che non lo vediamo. Credo che la sua sciatica gli dia qualche noia. No, non so, l'ultima volta che l'ho veduto stava dormendo, anche lui. Prima di pranzo? Sì. È la sua ora. Ah, ha fatto bene il signor De Targette a scegliere un'ora diversa da quella di suo marito per dormire. Qualche volta però dormono insieme. Abbracciati. Quasi, si adorano. Buongiorno. Va tutto bene? Benissimo, come vede. E lei? Babin? Mamma. Ha delle belle gambe, sua figlia. Oh, stia zitto. Perché porta la gonna così corta? La porterà fino a 15 anni, ne ha solo 14. Mm. Gli abiti corti delle figlie allungano la gioventù delle madri. Eccellente. Babin, vieni subito qui. Che caldo. Ho sete. Bevi piano, bevi piano. Guarda in che stato ti sei ridotta. Dov'è il tuo fazzoletto? E questo? Un pezzo di pane per le galline. E questa? È per i conigli? No, per me. Mi piacciono tanto le mele acerbe. Filo rosso per le cifre dei tovaglioli. Il mio temperino. Una scatola per i pennini. E il fazzoletto? Che strano, non c'è. Nelle borsette delle ragazze c'è tutto tranne il fazzoletto. Sei conciata in un modo. Salgo in picciolaio a mettermi in ordine. Che modo di esprimersi. Papà! Tesoro, non dormi? La carrozza sarà pronta fra 10 minuti. A tua zia non piace aspettare. Sì, papà. Lascia dormire tuo padre e vai a ripassare la lezione di piano. E poi vestiti. Arrivederci, signore. Arrivederci. Incantevole. Ma solo questa? Sì. Parliamo di cose serie finché siamo soli. Esistono cose serie? Sì. Non le sembra tempo di prendere moglie? Mi scusi, cara signora, ma devo affrettarmi, sennò perdo il treno per Parigi. Conosco una fanciulla. Affascinante. Musicista, parla inglese, sa disegnare, canta bene, donna di casa e donna di mondo. Ho indovinato? Giovane, bella, ricca e la trova simpatica. Ah, lo credo bene, sono un marito ideale. 40 anni, tutti i denti, tutti i capelli. Orfano, perciò niente suocera, allegro, 60.000 franchi di rendita, sono un partito eccellente. Sfortunatamente però non mi voglio sposare. Ma perché? Sarebbe un ostacolo ai miei studi. Ma quali studi? I miei studi sulle donne. Oh, non capisco. Ma sì, la donna costituisce per me un oggetto di studio continuo. Mi sono votato alla scienza. Non posso sacrificare la specie all'individuo. Non posso col matrimonio dedicarmi a uno di questi piccoli e incantevoli carnivori per i quali ci si disonora, ci si rovina, ci si uccide. E la cui unica preoccupazione in mezzo a questa carneficina universale è quella di vestirsi, ora come tanti parapioggia, ora come dei paralumi. Lei è convinto di conoscere le donne, eh? Dopo 5 minuti di conversazione sono in grado di dire a quale classe sociale una donna appartiene. Il suo passato, il suo carattere, i suoi gusti, il livello della sua intelligenza e la natura dei suoi sentimenti. Vuole un po' di milka? No, grazie. Allora, lei conosce anche me? Ma certo. E come sono? Beh, una donna intelligente. Per questo sono venuto a farle visita. Dopo 2 anni. E qual è il suo giudizio conclusivo sulla donna? Il giudizio definitivo? Sì. Beh, che la donna è un essere illogico, inferiore
e che ama la schiavitù. Si vergogni. Ma sì, ma sì. Altrimenti si sarebbe già ribellata alle angherie dell'uomo. Lei disprezza le donne. Ma no, al contrario, io le adoro, le amo. Ma dall'altra parte dell'inferriata. Ma cosa significa? Significa che io sono l'amico delle donne. Mi sono accorto che tanto sono temibili in amore, tanto sono adorabili come amiche. Per l'uomo, si intende. Nessun dovere, nessun tradimento. Nessun diritto, nessun ricatto. Così io assisto come spettatore e anche come suggeritore alla commedia dell'amore. Osservo da vicino i trucchi, i movimenti, le posizioni, i cambiamenti di luce, tutta quella messa in scena così abbagliante da lontano e così falsa da vicino. Mi rendo conto delle cause, delle contraddizioni, delle incoerenze, della mobilità fantasmagorica del cuore femminile. Le donne mi chiedono consigli che io do disinteressatamente. Asciugo le lacrime, riconcilio gli amanti, chiedo la restituzione delle lettere, prendo i ritratti, già che, come lei saprà, in amore i ritratti sono fatti per essere restituiti. Ho in genere sempre lo stesso ritratto che fa il giro, sì. Ne conosco uno che ho richiesto a ben 3 uomini diversi e che alla fine è stato regalato al marito. E lei si limita alla sola amicizia? Quasi. La Rochefoucauld ha detto... Cosa c'è? Niente, ascoltavo. È mia figlia. La sorvegli? Ha troppo sentimento musicale per la sua età. Oh, ma sei una bambina. Le donne non sono mai bambine. Che cosa ha detto la Rochefoucauld? Ah, sì. È più facile trovare una donna che non ha mai avuto amanti che non una donna che ne ha avuto uno solo. E allora? Allora io sono amico soprattutto delle donne che hanno avuto un amante. E poiché sempre, secondo la Rochefoucauld, non si limitano a questa prima prova, ecco che un bel giorno... Lei sarà il secondo? No. Io non ho numero. Una donna ben educata non passa da una passione all'altra senza un intervallo più o meno lungo. Non avvengono 2 incidenti di seguito sullo stesso binario. In questo periodo di calma la donna ha bisogno di un amico, allora compaio io. Mi faccio raccontare la sventura avvenuta, vado a trovare la vittima nella stessa ora in cui andava il traditore, la compiango, piango con lei, la faccio ridere con me e così piano piano... Prendo il posto dell'amante senza che lei se ne accorga. Lei è un mostro! ma no! Secondo lei non esistono donne oneste? Sì, più di quante non si creda, ma non tante quante si dice. Lei ne ha conosciute? Mai. Ma come, via! Non ha mai conosciuto una donna che amasse suo marito, i suoi bambini e il cui onore fosse intatto? Ma questa non è virtù, è fortuna. Vergogna, ma se è la donna che ispira le grandi imprese. E che impedisce di portarle a termine. Esca subito, non la voglio più rivedere. Addio, cara signora. No, non le darò la mano. Ne morrò di dispiacere. Sa come andrà a finire? A 50 anni le verranno i reumatismi. O una sciatica. Ma troverò un'amica che mi ricamerà le pantofole. No, proprio no. Lei sposerà la sua cuoca. Dipenderà dalla sua cucina. Addio, cara signora. No, voglio sapere il resto. Cioè? Dunque, secondo lei esistono 2 tipi di donne? Sì. Quelle che sono oneste, poche, e quelle che non lo sono. Così, senza sfumature. Senza sfumature. Quelle che non sono oneste? Bisogna consolarle. E quelle oneste? Bisogna proteggerle. Ah, questa è buona, proprio lei. Sì, proprio lei. Sì, bisognerebbe sempre impedire ad una donna di avere il primo amante, perché il primo amante è sempre o un imbecille o un miserabile. Ma lei chi è? Don Giovanni o Don Chisciotte? Sono un uomo del mio secolo che non sa più a che cosa credere. Rispetto le donne che rispettano se stesse, ma approfitto di quelle che si disprezzano. Prendo la vita così com'è, ma preferisco ridere piuttosto che piangere. Il giorno che troverò una ragazza che avrà queste 4 qualità, bontà, virtù, onestà e allegria, brucerò il mio stato di servizio.
Le tre, tutti pronti? Oh, buongiorno. Ah, è lei. Contento di vederla. Anch'io. È molto che è arrivato? Alle due. O te? Le domando scusa, ma ho lavorato tutta la notte. Ascolti mia moglie, eh? E si sposi. Ma come, non dormiva? Beh, sono di accademico. Dispensa dal parlare, ma non impedisce di ascoltare. Conosce la ragazza che sua moglie vuol farmi sposare? No, ma quello è un altro, poco importa. Bisogna sposarsi così come occorre vaccinarsi. Protegge. E di tutte le follie che l'uomo può fare, il matrimonio è l'unica che non può ripetere tutti i giorni. O no? Sì, sì, ma se la moglie si consola con un altro? Poveretto l'altro. Divertente. Eppure il matrimonio è la catena più pesante che l'uomo debba sopportare. Per questo la si porta in due? Già. Qualche volta anche in tre. Eccomi pronta, papà. E poi ci sono i figli, che consolano di tutto. Tranne che del fatto di averli. Non dimenticare di passare dal signor De Targé. Ah, sì. Ecco uno che non ha voluto saperne risposarsi e ora si pente. Mm. La signora Le Verdet vorrebbe ancora trovargli moglie, ma è troppo tardi. Fortunatamente a noi. Mamma, è arrivata la signora De Simerose. Oh, la nostra bella contessa. Ben arrivata. Conosce la signora De Simerose? Non l'ho mai vista. Parola d'onore? Parola d'onore. Bene. Mi parli un po' di lei, se veramente dici di conoscere le donne. È molto facile. È una vera gran dama. Un punto per lei. È di ottima famiglia. È stata levata a Parigi, ma è straniera. Che cosa glielo fa credere? Il modo impetuoso con cui ha abbracciato Balbini. Una francese puro sangue non mette a repentaglio un cappello che viene dall'atelier di Madame Hood. Si intende anche di cappelli. Cappello, stivaletti, guanti, guerriere. C'è tutta la donna. Comunque è vero che è straniera. Sua madre è inglese. Mia cara, grazie d'essere venuta. Sono arrivata ieri sera a Parigi e la mia primissima visita è per voi. Conosci Monsieur Derion? No, non mi pare. Ma se permettete vado un po' a rinfrescarmi. Ma certo, cara. Odette! È vedova o separata dal marito? Ma allora la conosce? No, ma nessuno le ha domandato notizie del signor De Simerose, perciò deve essere o vedova o separata dal marito. È separata dal conte. Per colpa di lui. E questo come lo sa? Conosco lei, signora Le Verdet. Non l'avrebbe mai ricevuta in casa se la colpa fosse sua. Molto bene. E a che categoria appartiene? È una donna da salvare o da distrarre? Caro Monsieur Derion. Glielo dirò tra poco. Prego. Noi due siamo quasi vecchie conoscenze. Se lei è parente del visconte Derion, che era console in Gran Bretagna. Sì, era mio zio. Ah, suo zio è stato uno dei testimoni alle nozze di mio padre. Bene, sono molto felice e onorato di questo precedente. Scusi la mia indiscrezione. Lei naturalmente conosce l'inglese. Sì. Posso chiederle una cortesia? Certo, se posso. Come direbbe in inglese questa frase? Signore, a che ora arriveremo a Strasburgo? No, no, no. Non abbia paura, non sono pazzo. Ah, non ci giurerei. La prego, sia gentile. At what time shall we arrive at Strasbourg? Va bene così? Sì, signore. Posso fare ancora qualche cosa per lei? Ah, non bisogna stupirsi di niente, mia cara. Il signor De Rion è il diavolo. Già. Un povero diavolo che fra qualche minuto dovrà prendere il treno per l'inferno, cioè Parigi. A presto. Spero. Lo spero anch'io. Grazie di avermi fatto conoscere la donna più incantevole di Francia. L'accompagno. Grazie. E allora? Allora? Da salvare, da salvare. Dunque, a quando la grande decisione? Qua, quella di riconciliarti con tuo marito. Il signor De Simerose, per fortuna, non pensa più a me. E io non penso più a lui. No, ti sbagli, lui ti pensa.
Chi te l'ha detto? Lui stesso. L'hai vista? 8 giorni fa, in casa della Marchesa di Courval. Non sta ai patti. Lo credevo in viaggio. Mi aveva promesso di non vivere nella mia stessa città. Tu eri assente, d'altronde lui sta già per ripartire. Perché non mi hai scritto niente? Tuo marito è pentito. Ha bisogno di denaro? No. È andato in rovina? No, questo non è degno di te. Io ti è inutile, mia cara. Io sono stata ferita troppo profondamente. Capisco che forse ero una donna troppo semplice per un uomo abituato ai favori di grandi dame. Lo scuserei, penso, se mi avesse trascurata per una persona di rango superiore al mio. Ma per quella donna, francamente, non credo di averlo meritato. Tutti si sono schierati dalla tua parte. Le donne per solidarietà e gli uomini per calcolo. Sperano sempre di guadagnarci qualcosa quando avvengono queste catastrofi. Ma dopo un poco le donne smettono di ammirare questo tipo di donna. E gli uomini di compiangere una donna graziosa senza ricavarne niente. Resta solo a loro una povera donna separata dal marito ed è sempre un fatto anormale, mal visto nella nostra società. E a poco sopraggiunge la reazione contraria. La colpa del marito col tempo diventa un peccato veniale che non meritava tanto rumore. E la severità prolungata della donna, soprattutto se il marito vuole riavvicinarsi, non si spiega più. La gente cerca un altro motivo. E se non lo trova, lo inventa. Dai retta a me, perdonalo. Perché o tu hai amato solo il signor De Simerose, in tal caso potrai amarla ancora, passando sul tuo orgoglio. O non l'ami. E in questo caso, se il marito ti è indifferente, approfitta almeno dei pochi vantaggi del matrimonio. Vale a dire? Quando il signor De Simerose rientrerà nella tua casa, nessuno guarderà più dal buco della serratura. La società affida al marito la custodia della moglie e finché il marito non dice nulla, la società non ha nulla da dire. La schiavitù della moglie è la libertà della donna. Non capisco a cosa vuoi alludere. Comunque non sono d'accordo. Anche perché a casa mia le porte si possono tenere aperte. Porte e finestre. Io non temo le correnti d'aria. Non parliamone più, eh? Pranzerai con noi? Volentieri. Purché non ci sia troppa gente. No, 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 c'è il signor de Chantren. Ha sempre la sua bella barba? Sempre. Il signor de Montaigre. Il signor de Montaigre lo conosci? L'ho visto 2 o 3 volte in casa di sua sorella. Ah. C'è la signorina Akendorf, è di passaggio a Parigi, più bella che mai. Poi c'è il signor de Target, che mio marito è passato a prendere. E infine... Infine? Indovina. Il signor de Simerose. Hai deciso di passare nel campo nemico? No, io ho invitato il conte senza prevedere il tuo ritorno. Tu torni proprio il giorno in cui lui pranza da me? Invece di maledire il caso, utilizziamolo e chiamiamolo provvidenza. Resta con me. Lascia entrare tuo marito, pranzate insieme e poi ve ne andate sotto braccio. È la cosa più intelligente che tu possa fare. Sì. Sì, sarà forse intelligente oggi. Ma domani? Allora no? No. Sei adirata con me? No. No, no. Anche se mi fai capire che devo andarmene di qui e non tornare più a casa tua. Perché la stessa casa non può ospitare mio marito e me insieme. Ma no, no. Ma io ti assicuro che non esito tra voi due. Tu qui sei a casa tua. Ti crederò se questa sera non pranzerete qui. E come posso? I miei invitati? Li porti tutti a casa mia? Tutti? Tutti.
Tutti, tranne uno, si intende. Ma proprio... È un ultimatum. Come vuoi. Carambola. Un sigaro de Montegre? No, grazie. Non fuma? Qualche volta, ma non oggi. Io fumo sempre, grazie. E le fa bene. Non l'ho mai vista così in forma nonostante la sua sciatica. La guardavo poco fa a pranzo, mentre faceva la corte alla contessa Jane. Magari me lo permettesse. Io la trovo incantevole. E lei, de Montegro? Anch'io. Ma sono convinto che la contessa è e resterà una donna onesta. Ma scherziamo, via. Scherziamo, o no? Ma certo. Puritano. Ah, peccato. Prego. Oh, e poi non è nemmeno il mio tipo. No? No. E qual è il suo tipo? Non molto alta, grassottella, bruna, tutta pepe. Ah sì, come erano un tempo le sardine. Ah, le sardine! Meraviglioso. Oh, ecco il caffè finalmente. Grazie, grazie. Lasci stare, lasci stare. Ma veramente? Vada. Facciamo da noi. Vada. Lei è cacciatore de Montegre? Instancabile. Ah, sì, uno, grazie. Soffre di nevralgie? Atroce. Deve essere bello vederla innamorata. Perché? Perché lei è nato per fare il corazziere. Cioè? Fisico robusto e prestante, entusiasmi rapidi e profondi scoraggiamenti, tenacia e collera, gelosie e pentimenti. Ed è questo che ci vuole per fare il corazziere? Sì. Gli uomini della sua costituzione hanno bisogno di prodigarsi in una carriera di lotte, altrimenti scoppiano. Mi dica francamente, quando lei era innamorato e le cose non andavano secondo i suoi desideri, ad una soluzione tragica mai pensato? Delitto o suicidio? Qualche volta sì. Ecco, vede? Era il corazziere che portava la mano alla sciabola. Lei sarà innamorato fino a 60 anni e sempre allo stesso modo. E sempre della stessa donna? No, ma tutte le volte che il signor de Montegre sarà innamorato, crederà di amare per la prima volta e per tutta la vita. Lei amerà sempre le donne, ma non le conoscerà mai. Ah, tocca a lei. Vedo che lei si intende anche di uomini. Ah, è molto facile, basta frequentare molto le donne. Io infatti ho sentito parlare di lui da una donna che l'ha amato. Mi dica il suo nome. Il signor de Montegre è così discreto che non abbiamo mai saputo niente dei suoi amori. Spero che il signor de Rion... No, per carità, non farò nomi. Per quanto questo non comprometterebbe la signora. Il suo soprannome era Fanny. Fanny? Mai conosciuta. L'ha conosciuta? Molto. Ero suo amico. In quale periodo? Prima, durante e dopo il vostro. Ci si ritrova sempre. Squaltrina. Squaltrina! Ecco il corazziere che viene fuori. Facciamo finta di non aver visto nulla. Sì, ripete il colpo, signor de Montegro. Ma che sgualdrina. Tutte le donne allora dovrebbero essere delle sgualdrine. Ma noi abbiamo il torto di chiedere alla donna la sola cosa che non ci può dare. La verità. Come ha ragione. Tocca a lei, signor Derivo. Lei l'ha provato. Fanny mi ha molto parlato di lei. Non l'ho mai vista a casa sua. Lo credo bene. Fanny non lasciava entrare nessuno a casa sua. Veniva lei da me. E dove abitava? Io? Bel colpo. Il Rio della Pena. Al numero 9. Esatto. Ce l'ho accompagnata molte volte io stesso. Gliene sono molto grato. Ma mi diceva che andava dalla sarta. Lo credo bene. Un amico delle donne deve sempre abitare in una casa dove c'è una sarta o un dentista. Ottima! 36! Ah. Finito! Ha vinto il signor de Rion. Grazie. Signori, è finito il caffè. Quanto mi ha fatto soffrire. E quante cose ho scoperto nel suo passato quando ho provato a guardarci dentro. Il passato delle donne è come un pozzo di petrolio. Non bisogna mai penetrarvi con una lampada, altrimenti si rischia l'incendio. Non me ne vuole, vero? No, no, sono guarito. Attento alle ricadute. Senti, cara, a casa tua si mangia malissimo.
cambia quella cuoca, hai capito? Se mi vuoi bene, altrimenti non mi vedi più. Stai zitto e non darmi del tu, che mio marito ci può sentire. Caro? Sì? Senti, io dovrei andare. Ci permettete di entrare? Prego. La signorina Hagendorf non ha trovato la signora Leverdé a casa sua e ha avuto la buona idea di venirla a cercare qui. Come sta, signorina? Molto bene, grazie. Verrà anche suo padre stasera? Mi ha promesso di venire, ma non è sicuro. Se non viene, la riaccompagnerò io a casa. Perché ho la carrozza? Non deve assolutamente andare via sola. Sono abituata. Un'abitudine che stupisce tutta Parigi, signorina. Le ragazze francesi. Le ragazze francesi probabilmente quando escono hanno la borsa piena di diamanti e hanno paura di essere derubate a ogni angolo di strada. Per questo non escono mai da sole. Padre a destra, madre a sinistra, fratello davanti, governante dietro. Nella nostra semplice Germania non ci diamo tanta pena. Siamo affidati a noi stessi. È più comodo e sappiamo stare attenti. D'altronde anche l'inglese in quanto a libertinaggio. Caro De Champlain, lei si è sacrificato finora a tenerci compagnia. Noi le rendiamo la sua libertà. Se vuole può anche andare a fumare il suo sigaro. Lei è troppo buona, contessa. Io non fumo mai. Ah, no. Ma come ha fatto a sfuggire al contagio? Oh mio Dio, non voglio sembrare più virtuoso di quanto non sono. Ho fumato, lo confesso. Ma non ho trovato la cosa così piacevole come mi era stato detto. E poi mia madre, che è una donna di mondo e come tale le signore qui presenti lo comprenderanno bene, odiava l'odore del tabacco, sì. Mi proibì perché? Di fumare in sua presenza, perché avevo uno svantaggio rispetto agli altri. La mia barba, che ho sempre portato così, assorbiva l'odore del tabacco. Teogen, diceva mia madre. Ha il dono di dilatare il tempo. Guardiamole male perché è il fidanzato della signorina Hackendorf. Cura? Balbin prende sempre lezioni di canto? Sì, purtroppo. Ma che cattivo, ma se canta benissimo. Balbin, ci canterai qualcosa? Lei canta, signorina! Oh, la musica! Niente è più sublime della musica, mi ricordo. Ecco che si riscalda per un altro argomento. Qui? È il golfo di Napoli con Castellammare e Sorrento. Questo è il Vesuvio che fuma sempre. Ha mai visto un'irruzione? Eruzione? No, ma ce n'è stata una dopo la mia partenza. Signorina. È molto bella la signorina Hackendorf. Anche lei è graziosa. Un po' magrina forse, ma si accomoderà. Siete molto in confidenza, vero? Lo credo bene. È la mia promessa sposa. Allora, si è decisa? Oh no, credo che non mi sposerò mai. Non potrò mai più divertirmi come adesso. Credevo che De Montegre... Ah, sì, sì, mi ha fatto un po' di corte, ma un bel giorno è sparito e non l'ho più visto. E Derion? Signor Derion. Mi fa l'onore di rivolgermi la parola, signorina. No, non parlavamo con lei, ma parlavamo di lei. Sì? Stavo proprio per dire alla signora che lei solo, di tutti gli scapoli che conosco, a non aver mai chiesto la mia mano. So che suo padre vuole per genero soltanto un principe. Oh, se ne sono presentati parecchi di principi. Hanno chiesto prestiti intorno ai 20.000 franchi e poi sono spariti. Se l'è cavata a buon mercato suo padre. Sicché la piccola nobiltà è ammessa? Sì. Oh, che peccato, se l'avessi saputo prima. Che cosa avrebbe fatto? Beh, avrei chiesto la sua mano. È ancora in tempo. Quando partite? Sabato. Ah. A che ora si ricevono le domande? Dalle 2 alle 4, eccetto le domeniche e i giorni festivi. Bene, domani fra le 2 e le 4 verrò a chiederla in moglie. Non se ne dimentichi. Si fidi di me. Quando si scrive quello che scrive lei. Era libera di non rispondermi neanche questa volta. E lei si sarebbe ucciso. Questa sera stessa. Parli più piano. E finga di parlare di cose indifferenti. Che cosa vuole da me? Voglio vederla. Mi vede? Da sola. Torni domani. No, questa sera. No, è impossibile. Andrò via con tutti gli altri e poi ritornerò. Il cancello sarà chiuso. Scalerò il muro. Ma è pazzo. Semmai... Semmai... Si allontani e torni più tardi, quando io sarò seduta laggiù. Anch'io devo parlare. Ecco cosa deve fare. Ora si congederà da me. Quando sarà in anticamera, se nessuno lo vede,
Entrerà nel salottino qui dietro. Chiuderà a chiave la porta e poi busserà piano per farmi capire che è al sicuro. Quando saranno andati via tutti io le aprirò, ma soltanto per 5 minuti. E ora... ora mi lasci. Se scrive a sua sorella, le dica che sono molto in collera con lei perché non ha ancora risposto alla mia lettera. È stata poco bene. Ah. Arrivederla, contessa. Arrivederla, mio caro. Arrivederla, contessa. Ah, ma anche lei se ne va? Sì, farò la strada con De Montegre. Due vecchi amici hanno tante cose da ricordare. Beh, ma allora è una diserzione. Mi farebbe l'onore di trattenerla. Certamente. Davanti a chi canterà Balbin se tutti se ne vanno? Un giudice come lei è prezioso. Ah. E poi devo parlarle. E molto seriamente. Sono ai suoi ordini, contessa. Allora, caro amico, sarà per un'altra volta. Spero che ci rivedremo. Lo spero anch'io. Arrivederci. Non voglio che ci lasci. Grazie. Oh, signorina Hattendorf, sì. Le dispiace occuparsi lei dei liquori? Volentieri. Grazie. Posso accompagnarla? Se vuole. Con immenso piacere. Giuseppe? Allora? Stava per andarsene senza darmi una spiegazione. A proposito di che? A proposito della frase inglese che mi ha fatto dire. Ah. Avrebbe dovuto dirmi delle cose straordinarie, se non sbaglio. Poiché me lo domanda, le dirò che fra noi esiste un segreto. E questo segreto fa di me uno dei suoi amici più devoti. Impegna facilmente la sua amicizia. Per dare la propria amicizia ad un uomo occorre del tempo. Per darla ad una donna occorre soltanto l'occasione. E l'occasione? Esiste. Mi dispiace, ma io non posso impegnare così facilmente la mia amicizia con un uomo. Soprattutto con un uomo che si vanta di disprezzare le donne. Soltanto quelle che sono da disprezzare. E io allora? Sa bene che lei non ha niente a che fare con le altre donne. Ma vedo che lei non mi ascolta. Io? Ah, donne, donne. Mentre vi parliamo di devozione, di amicizia, un tarlo si mette a rosicchiare il legno e voi non ascoltate che il tarlo. Ma non ci sono tarli in casa mia. Allora è un sorcio come in Amleto, perché io sento grattare a questa porta. Ascolti, contessa. Mi pare. Ah, sì, è vero. Vero? Già. Sarà il mio cagnolino. Sì, mi ha sentita e vorrebbe entrare. Ah, ecco. Un vero amico, quello. Sì. Vuole che gli apra? Possiamo fare conoscenza? No, no. No? No, perché prego. Io non sono ancora sicura della sua amicizia. Prima deve provarmela. Ordini. Farebbe veramente qualunque cosa le chiedessi? Di più. Per aiutarla sarei disposto anche a fare qualcosa che lei non mi domanderebbe. Subito? Subito. Allora mi passi quel piatto di pasticcini, sto morendo di fame. Certo. Ecco, i pasticcini. Grazie. E dopo? Dopo? Niente. Ecco quello che si può chiedere all'amicizia di un uomo. E soprattutto alla sua. Mi dichiara guerra, dunque. Bene, l'avrà voluto lei. In questo momento io le tendo un tranello e lei ci cascherà. Davvero? Non perda una sola parola di quanto sto per dirle. Domani saprà il perché. L'ascolto. L'anno scorso, nel mese di giugno, dovetti partire improvvisamente per Strasburgo. È questo il segreto? Sì. Il treno stava per partire, quando una donna molto elegante salì improvvisamente sul mio scompartimento. Si gettò nel primo posto a destra, abbassò la tendina e si aggiustò sul viso un velo fittissimo. Cominciai a pormi una serie di domande. Da dove viene? Dove va? È libera, vedova, maritata? Ha mai amato? Ama qualcuno? Certamente. Certamente da qualche parte ci deve essere un uomo per il quale quegli occhi brillano, quelle mani tremano. Perché quell'uomo non posso essere io? E così all'improvviso ci accorgiamo di essere innamorati.
Innamorati, all'improvviso. Sì, e non rida. Non rida perché l'amore può essere contenuto nello spazio di un'ora come tutte le qualità di un buon vino in un solo bicchiere. Cercavo un pretesto per iniziare una conversazione con la mia bella compagna di viaggio quando, all'improvviso, da sotto al velo che il vento aveva un po' sollevato, io vidi due lacrime, due vere lacrime che scendevano lentamente, quasi stupite su quella giovane guancia. Era molto giovane? Era giovane e piangeva. Ad un tratto si mise a frugare nella borsetta per cercare il fazzoletto, ma non lo trovava. Tolse il mio dal taschino e glielo porsi. Dopo una breve esitazione, ella lo prese e mi disse sottovoce: "Thank you, sir." Era inglese? Non credo. No, era una donna molto prudente e metteva in conto all'Inghilterra certi avvenimenti. Sono cose che si fanno fra paesi amici. Quando vide che anch'io parlavo l'inglese, non potei impedirsi di sorridere. Allora mi affrettai a domandare alla mia compagna di viaggio tutto quello che voleva sapere. Le dissi tutte le mie supposizioni, i miei pensieri e finalmente conobbi la verità, indovinando anche quello che lei non diceva. Era una donna tradita. Tradita dall'uomo che amava. E in quel breve scambio, in quel fugace contatto di mani nel prendere e nel restituirmi il mio fazzoletto, io credetti di carpire un segreto. La mia bella compagna di viaggio, mi parve, pensava così. A oltraggio segreto, segreta vendetta. Tu hai amato un'altra donna derubandomi della felicità e dell'amore che mi spettava. Io amerò un altro uomo. Siamo pari, mio caro. E mi parve per un attimo che quel fortunato mortale avrei potuto essere io. Per un attimo. Solo il tempo di quello sguardo attraverso quel velo. Poi nulla. Il treno continuò la sua corsa. Noi ritornammo nel silenzio. Ma quell'attimo rimase tra noi. Ecco, contessa, tutta la mia storia. Ed ecco il segreto. Da un anno, proprio io, l'uomo forte, cinico, disincantato, sono segretamente innamorato di quella sconosciuta. Immagini dunque la mia sorpresa e la mia gioia quando l'ho vista arrivare questa mattina. Eh già, perché quel viso che io ho soltanto intravisto è tale quale al suo. Strana coincidenza, non le pare? È molto strano, in effetti. Balbin? Balbin? Sì, signora. Perché non ci canti la tua romanza? Il signor De Rion desidera ascoltarla e ha fretta di andarsene. Signori, ora Balbì ci canterà la sua romanza. Vogliamo accomodarci? Oh, finalmente la musica! Attendevamo con impazienza. Signori, signori! La corrada le canterà. Grazie, decente. Prego. Thank you.
signorina Battista, ma... Cosa c'è, cucina? Avrà mangiato troppo. Bisogna slacciare. Non sento. Bambino. Vuoi vantarti di essere una ragazza insopportabile? C'è un po' di acqua di melissa o d'etere? Ma non è niente. Signorina Hackendorf, per favore, vuol vedere il boudoir della contessa? Lei permette? Ci sarà pure qualcosa. Su, bambino, su. Ecco un rimedio infallibile. Questo guarisce tutto. Grazie, signore. Ecco. Va bene. Allora, no, niente. Le chiedo scusa, contessa. Sono io spiacente per quello che è accaduto, Baldini. Te ne prego, non dire nulla alla mamma. Ma sì, cara, sì, certo. Adesso vestiti e togliamo il disturbo alla contessa. No. Questa bambina ha la febbre. E l'aria della sera può farle male. La contessa dovrebbe trattenerla qui. Sì, mi occuperò io di lei. Grazie, voglio restare qui, lasciatemi in pace. Prepererò la camera accanto alla mia, va bene? Sua madre verrà a riprenderla domani. No, ve l'accompagnerò io a casa. Resterò a cena da voi. Bene. Ma dove vuole andare? Ma che cosa vuole ancora? Voglio impedirle di commettere una sciocchezza, almeno per oggi. La casa è piena di gente. Lei non può aprire la porta a una persona che è in quella stanza senza rischiare di compromettersi. La congederò io stessa. Nessuno la vedrà, stia tranquilla, nemmeno io. Lei approfitta della situazione. Per il suo bene. Faccia come vuole. Devo riferire qualcosa? Sì. Dovrò consegnare questo biglietto. Grazie. La odio. Passerà. Arrivederla, contessa. La ringrazio ancora. Arrivederla. L'accompagno in camera, caro De Chantre. Arrivederla, contessa. Di nuovo, a presto. Le Verde, mi aspetti? Chi è? No, signora, non dica niente. Non voglio conoscere né la sua voce né il suo volto. Ho l'incarico di dirle da parte della contessa che le è impossibile riceverla. Devo consegnarle questo biglietto e aiutarla ad uscire di qui. Mi segua. Io salirò sulla mia carrozza senza voltarmi. Che le dica come sono felice. Io sono già abbastanza preoccupata per ieri sera. Grazie. Grazie innanzitutto per il suo biglietto. L'ho tenuto sul cuore per tutta la notte. Sì, più piano. Ma come mai è incaricato proprio di Rion? Prego. Perché prima di ieri non vi conoscevate, vero? No. Me lo giura? Giurarglielo. Glielo dico, non le basta. No. No, mi scusi. Perché... proprio ieri sera ho avuto con lui una conversazione piuttosto strana. E lui mi ha riferito di essere stato, senza che io lo sapessi, amico di una certa persona. Con la quale certamente io non ho alcun rapporto. Certo, mi scusi. Quanto bisogno avevo di queste parole di speranza. Ero al limite delle forze. Se lei sapesse che vita è stata la mia dopo la sua partenza, ero pazzo, volevo morire. Ma perché è partita? Mio caro, quando ho lasciato Parigi, io l'avevo vista 3 volte in casa di sua sorella. Non le avevo mai rivolto la parola. Non mi era stato neanche presentato. Ma io non potevo nemmeno supporre che lei mi amasse. Poi ha cominciato a scrivermi. E a poco mi sono abituata all'idea che qualcuno mi amasse. Poi è arrivata la sua ultima lettera. E allora... morire.
Qualche volta ci ho pensato anch'io. Sono ritornata e dal mio ritorno gli avvenimenti sono precipitati a un punto tale che mi hanno trascinata più lontano di quanto io volessi. L'amo. L'amo nel presente, nell'avvenire e perfino nel passato. Sono geloso. Non solo dell'uomo di cui porta il nome, perché ha goduto una felicità che avrebbe dovuto essere tutta mia, ma anche di tutti gli altri uomini che le parlano, che la guardano. Sono geloso dei suoi pensieri, dei suoi ricordi, di tutto ciò che non sono io, insomma. Vorrei sapere tutto di lei, interrogarla sui suoi pensieri più remoti. E quando io avessi risposto a tutte le sue domande, quando le avessi provato che sono una donna onesta, allora lei mi domanderebbe di cessare di esserlo per provarle che l'amo. Che cosa si aspetta da me? Sono sposata e quindi non posso essere sua moglie. Quali speranze le ha dato la mia lettera? Ma crede forse che partiremo insieme alla ricerca di una felicità fatta di compromessi, di menzogne, di umiliazioni? Dire a una donna ti amo non è forse la stessa cosa che dirle ti trovo la più degna fra tutte le altre del sentimento più nobile fra tutti gli altri sentimenti? Dimentichiamo le cose volgari, le cose materiali, accomuniamo i nostri pensieri, le nostre gioie, i nostri dolori. Ecco, le mie fantasticherie durante questi 6 mesi di solitudine e di riflessioni. Se lei conoscesse la mia vita, si renderebbe conto che non ne posso fare un'altra e che bisogna amarmi così o non amarmi affatto. Parli ancora. La verità è quella che lei dice con la sua voce fresca, col suo sguardo d'angelo. Io credo in questo tipo d'amore. Voglio conoscerlo con lei e per lei. Sarò il confidente dei suoi pensieri, l'amante dei suoi sogni, lo sposo della sua anima. Mi sacrificherò. Immolerò dentro di me tutto ciò che non sarà degno di lei. Io l'amo al di sopra di tutto, Jane. Ma non toccherò un lembo del suo abito. Se è questo che vuole. Si alzi, la prego. Se lei accetterà di amarmi così, io le darò tutto il mio cuore. Il signor De Lyon è in giardino e chiede se la signora contessa può riceverlo. Certamente, vengo subito. Devo delle scuse al signor De Lyon. Lei ci raggiungerà fra poco e quando sarà solo con lui gli dirà tutta la verità. È sempre la soluzione migliore. Buongiorno. 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 Non sapevo che potevo osare di ripresentarmi in casa sua. Non mi ha detto che è il mio amico? Non me lo ha già provato? Allora non mi odia più. Ma io non odio nessuno. Sono così allegra. Comincio a credere alla felicità. Che cos'è? Un piccolo regalo per lei. Non si sa mai quel che può accadere. Un regalo? Sì. Vediamo. Una veletta bianca. Lo scherzo continua. No, nessuno scherzo. Un velo così è indispensabile per una donna che non vuole essere vista. Quando? Beh, quando va a Strasburgo, per esempio. Ancora? Non era lei? Ma lo sa benissimo che non ero io. Vuole scommettere che prima di una settimana lei affermerà il contrario? Sarei proprio curiosa di vedere una cosa simile. Bene, la vedrà.
Io comincio a credere che lei sia un po' pazzo. Contessa, è arrivato il signor De Montegra. Sì, lo faccio passare. Buongiorno. Buongiorno. Mi sono permesso di venire a chiedere notizie della signorina Le Verdet. Ah, sì, è vero, come sta? Molto meglio, grazie. Se permettete, vado a dirle di scendere. Prego. Mi dia la mano. Con piacere. Mi sembra inutile prolungare il mistero di ieri sera. Ero io l'uomo che ha fatto uscire da questa casa. Veramente? Non lo aveva sospettato, eh? No, lo sapevo perfettamente. Ma finché lei non me ne avesse parlato, preferivo ignorarlo. Ma d'altronde ero certo che lei me l'avrebbe detto. Sì, le devo una spiegazione. No, sono cose che si spiegano da sole. No, non quando l'onore di una signora è in gioco. Sappia dunque, e gliene do la mia parola d'onore, che non sono mai stato l'amante della contessa de Simrose, che non lo sono e non lo sarò mai. Come mi fa felice. Felice? Ma sì, perché in questo modo posso farle la corte io. No. No? No, scusi, perché questo non mi impedisce di amarla con tutto il cuore, anzi. E di essere amato da lei? Forse. Ah, ecco. L'amore puro, allora. L'amore platonico, la quintessenza dell'amore, non è così? Rida pure quanto vuole, ma è proprio così. E ne sono felice. Lei scherza, amico mio. Lo giuro. Quando è così diretto a me, parta per la Cina senza perdere un solo minuto, perché la donna da lei amata prima di una settimana sarà irrimediabilmente compromessa. Non vedo perché. Ah sì, perché lei non è nato per l'amore platonico. E non venga a raccontarmi che alla sua età e con la sua natura lei passerà la vita nell'adorazione rispettosa di una donna in carne ed ossa. Ma andiamo, sono cose che si dicono. Sì, sì, andrà bene per cominciare, ma poi, eh? E a me basta una sola parola per farla tornare alla realtà. Sì, e farla tremare dalla testa ai piedi, lei e il suo amore puro. Quale parola? Il marito. Non mi parli di questo. Ecco, vede, è geloso di un fatto materiale. Diretto a me, parta per la Cina. Oppure faccia la corte alla signora Le Verdet, che ha una passione per lei. Non se ne è accorto? Oh, guarda, guarda. Lupus in fabula. Ecco. Così sei proprio carina. Va bene? Un bel sorriso, su. Avanti. Chiedo scusa, signora contessa. Cosa c'è, Joseph? C'è di là un signore che vorrebbe vederla, il signor di Sommer. Ha detto che viene per una proprietà che la signora contessa vuole vendere. Beh, non in questo momento. Va bene, dov'è? L'ho fatto accomodare nel salone. Bene. Mi scusi, signore, ma... Tu, perché ti fai annunciare in casa mia con un nome falso? Perché probabilmente con il mio vero nome non mi avresti ricevuto ed avevo urgenza di parlarti. Ti ascolto. Prima di tutto volevo farti le mie scuse. Ti ho procurato molto dolore. Preferisco non pensare più al passato. Se vuoi farmi sapere... Lo scopo della mia visita. Sono venuto a informarti di una decisione che ho preso e a domandarti un favore. Ho deciso di lasciare l'Europa. Per molto? Per sempre. Cercherò di dare uno scopo alla mia vita. Partirò per il nuovo mondo e tenterò di rifarmi laggiù un'esistenza più vera, più costruttiva. Quando parti? Domani. Di qualunque tipo siano i pericoli ai quali mi espongo, se dovesse accadermi qualcosa, farò in modo che tu ne sia avvertita.
per poter disporre della tua libertà. Per favore. Non sono venuto per farti commuovere sulla mia sorte. Il favore che devo chiederti può essermi reso solo da una persona che stimo e che amo. Posso contare su di te? Sì. Non deve saperlo nessuno. Non lo saprà nessuno. Grazie. Si tratta... Si tratta di un bambino. È ancora troppo piccolo perché possa portarlo con me. Ha 4 anni. È un bimbo pieno di intelligenza, di grazia. Vuoi occuparti di lui durante la mia assenza? E andarlo a trovare qualche volta? Se questo bambino ti è caro, lo farò. Grazie. Lascio a te tutta la mia fortuna. A titolo di deposito, rassicurati. Quando sarà il momento la darai tu al bambino. Ora si trova in campagna, affidato a delle buone persone. L'indirizzo è su questa lettera. Stai tranquillo. Mi occuperò io di lui. Addio, allora. Se prima di domani tu avessi qualcosa da comunicarmi, io abito nel mio vecchio appartamento di Scapolo. Mi permetterò di scriverti qualche volta per avere notizie del bambino. Riceverai regolarmente sue notizie. Grazie, arrivederci. Addio, volevo dire. Addio. Aspettavo nessuno, stavo preparando per questa sera. Posso parlarle? Da sola? Sì, vai, vai, Virginie, vai. Ma che gli succede? Lei è mia amica, vero? Ne dubita, forse. Deve dirmi tutto quello che sa sulla contessa de Simrose. Ah, bene. Ma io non la conosco. È soltanto la mia vicina di campagna. Che punto è la vostra storia? Non tradirai il mio segreto. Ne ho mai traditi uno e lei me li ha confessati tutti. Ho avuto un colloquio con la contessa questa mattina. E le ho detto che l'amo. E lei? Mi ha fatto capire che potrebbe amarmi. Ma per un primo colloquio è sufficiente. Ma non si è impegnata molto. Solo sul piano di un amore platonico. È un buon punto di partenza. Poi è arrivato il conte de Simrose. De Simrose? È sicuro che fosse il conte? Sì. Io l'ho raggiunta dopo il colloquio. Voleva restare sola, allora l'ho lasciata. Ma non so quale presentimento vi diceva di non lasciare la casa. Allora mi sono fermato. Ho fatto un giro intorno alla villa. Non cambierà mai. Un quarto d'ora dopo la contessa è uscita. Col viso coperto da un velo fittissimo. A piedi, senza carrozza e senza domestici. Ha preso il treno. Sono salito anch'io su un altro scompartimento. Appena arrivata a Parigi ha preso in affitto una carrozza e si è fatta condurre alla Avenue Wagram. Si è fermata davanti al numero 67 ed è entrata. Qualche minuto dopo sono entrato anch'io. Ho regalato 5 luigi al portiere e lui mi ha riferito che la contessa aveva semplicemente attraversato il cortile. Guarda, guarda. Sono uscito anch'io dalla seconda porta, ma non c'era più nessuno. Sono tornato in campagna, ma non era rientrata. Allora sono corso qui da lei. Non mi nasconda la verità. La piccola contessa ci ha messi tutti nel sacco. È De Rion che bisogna far parlare. Ieri con la contessa ha alluso a non so quale viaggio a Strasburgo. Il tutto complicato con strane frasi inglesi. Si conoscevano certamente già prima di incontrarsi a casa mia. Loro sono più furbi di lei, ma io lo sono quanto loro. Odette!
La ringrazio. Dove va? Vado a cercare Derio. E se si prende beffa di me, guai a lui. E se Jane se la intende con lui, guai a lei. E la storia di Fanny che ricomincia. Ma questa volta sono preparato. Ma non faccia sciocchezze! Oh, tanto peggio per la piccola contessa. Odette! Oh, Odette, sei qui, avanti, aiutami, su. Buongiorno. Oh, buongiorno. La contessa è rientrata? Non ancora, la sto aspettando anch'io. E mia figlia? La signorina Balbina è uscita per una passeggiata. Non ha incontrato De Montegre? No. La sta cercando, è andata a casa sua. Ah sì? Non mi troverà. Ma questa piccola corsa non potrà che giovargli. Il signor De Montegre è un uomo troppo sanguigno, ha bisogno di camminare, camminare molto. Non sa cosa voleva dirmi? Forse, ma voglio lasciarle il piacere di indovinare, visto che indovino. A proposito, che cosa pensa della contessa ora che l'ha vista anche a tavola? Credo che sia la persona più onesta del mondo. Veramente? Sì. Si vede che siete amici. Ah, infatti sono quasi di casa ormai. È la seconda visita che le faccio oggi. E la contessa rende le visite? Sì, perché si propone forse di accompagnarla quando verrà. Mi avverta, la prego, farò accendere tutte le luci. E farà benissimo. Soprattutto se abita in quartieri deserti, come per esempio in Avenue Wagram. Non capisco. Ma come? La sua nuova amica non le ha ancora detto che oggi ci sarebbe andata? No. Allora dei segreti anche per lei, che strano, eh? Lei, caro Derion, non mi aveva mai fatto l'onore di una sua visita. È venuto improvvisamente proprio il giorno in che la contessa è rientrata dal suo viaggio. Strano, no? Attenta, no? Ma che cosa? Ma vorrei saperlo anch'io. Ebbene? Ebbene? Che ora è? Le 5. Che cosa doveva fare oggi tra le 2 e le 4? Oggi? Mm-hmm. Tra le 2 e le 4? Ah, è gentile. Mi scusi, ma proprio non ricordo. L'aiuterò io. Sì? Doveva venire da mio padre per chiedere la mia mano. Mio padre era stato avvisato e l'attendeva con tutti i suoi libri di cassa pronti. Ma sta scherzando, spero. Nessuno scherzo. Ma come, lei non ha considerato le mie parole di ieri come uno scherzo? No. E ha creduto realmente che sarei venuto a chiedere la sua mano? Sì. E avrebbe accettato di diventare mia moglie? Esatto. Eh già. Fra tutti quelli che le stanno intorno c'è un uomo. Uno solo che non ha nessuna intenzione di sposarla e lei non si dà pace finché anche quest'uomo non fa come gli altri. Non può sopportare l'idea che un mortale sfugga al suo impero, vero? Ah, signor Sottutto, lei non sa quel che dice. Ogni volta che ho parlato di lei, ho detto che lei era il solo uomo che avrei potuto sposare. E da cosa mi veniva questo onore? Dal fatto che lei non è come gli altri uomini. Sono lusingato, ma sfortunatamente... E sfortunatamente un uomo superiore come lei non sposa una ragazza come me. E invece ho proprio bisogno di un uomo come lei. Si sacrifichi e mi sposi. Lei è troppo giovane e troppo bella. La bellezza non dura eternamente. È troppo ricca. È così facile rovinarsi. Ma non doveva chiedere la sua mano il signor De Chantre? Ah sì, questa sera. Ma come, si ricevono domande anche di sera? Siamo stati costretti a protrarre l'orario di chiusura. Ah, ecco, data l'affluenza. Esatto. Bene. Allora lei dirà a De Chantren che prima di tutto vuole sapere se lui la ama. E a questo fine esigerà che tagli la sua barba. E se poi la taglia? Beh, se la taglia gli dirà che ha riflettuto e che vuole aspettare che la sua barba sia ricresciuta per fare il paragone. Sarà fatto. Ma come? Non mi chiede nemmeno perché le dico di farlo? Se lei me lo chiede... È perché evidentemente c'è una ragione che mi sfugge.
comincio a credere che andremo d'accordo. Anch'io. A più tardi. Ma cos'ha? Ho incontrato ora la signora Le Verdet. Mi ha fatto una scena ridicola. Mi ha interrogata, accusata perfino. E ha finito col dirmi che la sua porta è aperta soltanto alle donne irreprensibili. Ah, sì? Come farà a rientrare a casa, allora? Boh. Prego. Grazie. Vengo da casa sua, caro Derion. Sì? Volevo dirle qualcosa. Sono a sua disposizione. La contessa può essere presente. Si tratta appunto di lei. Di me? Proprio così. Derion, vuole darmi la sua parola d'onore che prima di incontrare la contessa de Simrose in casa Le Verdet non la conosceva né di nome né di vista. La prego di non rispondere a questa domanda. La trovo offensiva nei miei confronti e credo che sia giunto il momento di una spiegazione definitiva. E va bene. Perché mi ha mentito dicendo che voleva restare sola e invece è uscita appena ho lasciato casa sua. Ma io sono assolutamente padrona di fare ciò che voglio. Dove è andata? Lo sa benissimo. Dal momento che mi ha seguita. Mi ha visto? Naturalmente. Ed è per questo che si è fatta condurre in quel palazzo a doppia uscita. Non avevo altro modo per sfuggire a un inseguimento indegno di lei e di me. Per nascondermi dove andava? Per nasconderle dove andava. Però io lo so. Mi stupirebbe. Non si faccia beffe di me. Non sa chi sono io. Comincio a saperlo. E dove andavo? Dove può andare una donna che si nasconde sotto un fitto velo? E che prende tante precauzioni, se non... Se non? Se non da un amante! La prego di scusarmi, signor De Montegre, ma devo uscire fra poco. Viene con me? Resti, Derion. La prego. Addio, signora. Addio. Allora è questo l'amore vero, l'amore puro, l'amore eterno? Temo proprio di sì. L'uomo che ci sposa ci inganna. E l'uomo che dice di amarci? L'uomo che dice di amarti vi insulta. Non ci vendicheremo mai. Al contrario. È proprio in queste occasioni che ci si vendica. Come la dama dal velo bianco. Già, come la dama dal velo bianco. Che cosa farebbe per lei se la ritrovasse? Tutto ciò che ella volesse. Acconsentirebbe a fuggire con lei. A portarla via. Via, 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 via. Tutto. Tutto purché io la ritrovi. Mi raccolgo i guanti, Derion, la prego. Thank you, sir. Allora, era lei? Io, sì. Jane, oh Jane, cara. Cara, cara, cara. Cara. Cara.
cara. Non sta bene mentire così. La storia che le ho raccontato non è vera. Io non sono mai andato a Strasburgo. Ma lei è un... Che cosa le avevo detto? Che lei stessa mi avrebbe raccontato? Su, no, no, non pianga. Questa non era che un'astuzia per salvarla, mi creda. Non pianga. Su, asciughi le sue lacrime. Ecco, e risponda al suo amico. Allora, si fida di me? Vuole parlare? Va bene. Bravo. Deve dirmi tutto. Cominciamo dal principio. Allora, ma chi l'ha educata? Mia madre. L'amava? Mi adorava. Perché ha lasciato suo marito? Perché mi tradiva. Con chi? Ignoro il nome di questa persona. Credo di cominciare a capire. E dopo quanto tempo dal matrimonio ha cominciato a tradirla? Dopo un mese. Così presto, non ha perso tempo. E mi dica, che scusa aveva? È eccitante leggere in fondo al cuore di una donna, è vero? No, non è curiosità, è interesse. C'è un segreto nella sua vita e io voglio conoscerlo per aiutarla, se è possibile. Ha una sorella, Drion? No. E allora non mi comprenderà. Perché non può sapere che cos'è una ragazza allevata come lo sono stata io. Sente parlare di matrimonio senza avere la minima idea del suo vero significato. Immagina soltanto l'unione di due persone che si amano e decidono di passare la loro vita insieme. Come fanno suo padre e sua madre, che non si abbracciano mai davanti ai figli. Associa a quest'unione l'idea di un amore romantico. Una casa, i viaggi, il piacere di essere elegante, l'orgoglio di sentirsi chiamare signora. Un giorno incontra un giovane che le fa capire che l'ama, che si interessa a lei più che alle altre. È il primo di cui non ha voglia di ridere. Il cuore le batte. La notte sogna. Sogni casti. Quest'uomo la domanda in moglie. Gli rispondono che ha accettato. Può farle la corte. E allora... allora i fiori, la natura, la poesia diventano i loro intermediari. Ogni tanto un sorriso, una stretta di mano. E infine, dopo la cerimonia, la ragazza pura, romantica, ignorante di tutto, si trova nelle mani di un uomo che invece sa che cos'è l'amore. Lui. Che cosa diventano allora i sogni, i pudori, la purezza della ragazza? Molte donne accettano, si rifugiano nella maternità, non discutono qual è il loro destino. Opera di Dio. O degli uomini. Che hanno stabilito le regole del gioco. Ma ce ne sono altre invece che si ribellano, si spaventano e hanno bisogno di una tregua a quella realtà che le disgusta. E allora il marito, offeso nell'amor proprio,
va a dare alla prima venuta quell'amore che la sposa non aveva saputo condividere e di cui però diviene gelosa, perché non è altro che una donna. Ma allora lei è... Oh, bontà divina. Io che credevo di aver previsto tutto con le donne, questa proprio non l'avevo prevista. Ora posso anche sposarmi. E dopo la separazione? Ho sofferto. Ho voluto morire. E alla fine ho tentato anch'io di amare qualcuno. E ha creduto che De Montaigre potesse comprenderla? Sì. Ma scusi, la visita di suo marito questa mattina? Era venuto ad annunciarmi la sua partenza e a chiedermi un favore. Ed è per rendergli questo favore che è uscita? Sì, ed era un segreto. Invece De Montaigre l'ha inseguita, l'ha insultata. Allora lei ha perso la testa e si è gettata fra le mie braccia. Come deve disprezzarmi? Disprezzarla? Ma è il rispetto, venerazione che io provo per lei. E le chiedo perdono. Sì, le chiedo perdono dei mezzi che ho usato per conoscerla, ma che la salvano. Già. Perché senza di me lei sarebbe perduta, per sempre. Lei è una bambina. Lei ama suo marito. L'ha sempre amato e lo sa bene. Credo che abbia proprio ragione. Ma ormai è troppo tardi. Mi aiuti. Eh già. Ma che cosa possiamo fare? Bisogna assolutamente impedirgli di partire. Non ho più orgoglio. Andrò a cercarlo io. Già. E l'altro? Quale altro? Dio mio, ecco le donne, non se ne ricorda nemmeno più. Ma l'altro, il signor De Montaigre, l'uomo della foresta, l'uomo dell'amore puro, che cosa ne facciamo di lui? Ma cosa vuole che mi importi di lui? Oh, magnifica questa, ma lui la ama alla sua maniera, che non è molto allegra. Ieri per provarglielo si sarebbe ucciso. Domani per provarglielo ucciderà suo marito se sa che lei lo ama. Oh, Dio mio. Lei quante lettere gli ha scritto? Una sola, quella che gli ha consegnato lei. Già, dove c'era scritto? Queste sole parole. A domani, mio caro. Non chiedo di meglio che potermi fidare. Era firmata? Jane. Questa sola lettera basterà a perderla. Giuro che se mai avrò una figlia parlerà tutte le lingue ma non ne scriverà nessuna. Bene, bisogna che quella lettera le sia restituita. Mi autorizza a richiederla? Io l'autorizzo, ma non la restituirà mai. Lasci fare a me. Oh, senta, qualunque cosa le dovesse chiedere il signor De Montaigre, lei risponda sempre di sì. Faccia solo così, d'accordo? Qualunque cosa le chieda. Terio. De Montaigre, ma cosa ha fatto? Posso considerarla un amico? Ma certo, certo. Allora io mi sento autorizzato a chiederle la prova che le chiedevo poco fa. E va bene, le do la mia parola d'onore che prima di essere presentato alla signora ieri in casa Le Verdè io non la conoscevo nemmeno di vista. Però ora la contessa la chiama suo amico e le ha fatto delle confidenze. Sì, sì, ho avuto questo onore. Oh, a proposito, anzi mi ha incaricato di una commissione per lei. E sarebbe? Riconsegnarle il biglietto che le detti io ieri sera. Allora non mi ama. Pare. Non è durato a lungo. Shakespeare ha detto breve come l'amore di una donna. Ma si è detto fra noi che siamo uomini. Io credo che non l'abbia mai amato. Ma allora che cos'era se non era amore? Beh, era dispetto, ecco. Bisogna diffidare delle donne che offrono soltanto la loro anima. Ama un altro. Esattamente. E lo amava già prima di conoscere me. Molto prima. Lei conosce quest'uomo? Sì, di nome. Mi dica il nome. No, lei lo sa, io sono un gentiluomo, non faccio nomi. Non importa, lo saprò. Seguirò la contessa passo passo, sarò la sua ombra. Andiamo, la lasci in pace e mi ridia quel biglietto. No, lo tengo. D'altronde ciò che contiene ha un significato solo per me. No.
Non sono del suo avviso. A domani, mio caro, non chiedo di meglio che potermi fidare con la firma. Conosco qualcuno che darebbe una bella cifra per riavere quel biglietto. E chi? Chi? Il marito. Il marito? Eh già. Se il conte, prima di salire in treno, riuscisse ad avere quelle poche parole che per lei sono tanto insignificanti, tornerebbe presso la moglie e non la lascerebbe più. E l'altro dovrebbe ben cedergli il posto. Si troverebbe proprio in brutte acque l'altro. Sarebbe un bel tiro da giocare all'altro. Le assicuro che il conte guarderebbe da vicino la contessa perché l'adora, mentre lei invece lo detesta. Ma purtroppo il marito non avrà mai quel biglietto e quindi... Quando parte il conte? Domani. Ne è sicuro? Sì, me l'ha detto il signor Leverdé. Anzi, questa sera il conte andrà da Leverdé per certe informazioni. Il conte de Simrose andrà dai Leverdé? Sì, anzi, a quest'ora ci sarà già. Bene, bene. Cosa vuol fare? La contessa desidera riavere la sua lettera. Sì. Ebbene, le sarà restituita. Meno male. Ma dove va? Torno subito. Non dimentichi che è una donna. Lo sa che cosa mi ha detto Therion? Lei conferma tutto. Ama un altro uomo. Sì. Ebbene, io voglio che lei sia una donna onesta. Sarà questa la mia vendetta. L'avrà voluto lei. Che cosa vuol fare? Lo vedete! Dove va? Va a farle del male perché l'ama. Miei cari genitori, perdonate a vostra figlia il dispiacere che vi procura, ma sono stanca del mondo e dei suoi effimeri piaceri. Effimeri. Voglio trascorrere la vita in solitudine e dedicarmi alla consolazione dei miei simili. Vi prego dunque di permettermi di entrare in convento. Voglio diventare suora di carità. Vi sarò riconoscente se consentirete presto affinché io potrei. Spendiamo bene i nostri soldi, eh? Pregare Dio per voi, miei cari genitori, perché vi riunisca in paradiso con la vostra rispettosa Balbina. E tu che cosa le hai detto? Le ho detto che è pazza. Perché? Come perché? Non vorrei consentire a mandarla in convento. Esatto. Ma io no, io mi oppongo. Ma con quale diritto, mia cara? Sono sua madre. E io sono suo padre? O no? No, dillo. Ma certo, sciocco. Volevo fartelo dire. Ebbene, la felicità che si procura ai propri figli è la sola giustificazione che si ha di averli messi al mondo. La felicità di Balbin consiste nell'entrare in convento. Facciamo la sua felicità. Il giorno che cambierà parere, la riporteremo a casa. Se poi non vuole cambiare, resterà suora. Esistono delle suore? Sì, sì. Dunque ci sono delle donne che hanno voluto diventarlo. Va bene, aspettiamo fino a domani. Oggi abbiamo gente a pranzo. E d'altronde bisogna che saluti anche il suo padrino, eh? Quasi sicuramente il signor De Fargette lo verrà. Infatti, si è lamentato con me che in casa nostra si mangia male. Ha ragione, eh? Ma come? Ma perché ti ostini a tenere quella cuoca, visto che ci ha pregato di cambiarla e di prenderne una che lui già conosce? Ma non posso mettere a soqquadro la mia casa solo per far piacere al signor De Fargette. Ma perché non prende moglie? Che mania ha di far sposare la gente. Io ho un amico, un bravo amico, che la sera gioca con me a pazzica e lei lo vuol far sposare. Ma siamo noi la sua famiglia. Venga a vivere con noi, mangi qui e se si ammala lo cureremo. Glielo dobbiamo, dopo tutto. O no? No. E va bene, lo vedrò oggi e gliene parlerò. Ah, eccola qui. Vieni avanti. Su. Vieni avanti e parla un po' con tuo padre. Allora, cosa c'è, bambina mia? Che succede? Tua madre mi ha fatto leggere la tua lettera, piena di errori. Sei proprio decisa? Sì, papà. Non preferiresti fare un bel viaggio? Ma no, papà. O andare un paio di volte a teatro, eh? Ma papà, io lo sento. Dio mi chiama. Allora non bisogna farlo aspettare. Va bene, bambina mia. Prepara le tue cose questa sera e domani mattina tua madre ti accompagnerà in convento. Grazie, papà. È proprio suora di carità che vuoi diventare?
Sì, quelle che hanno le grandi cuffie. D'accordo. Oggi pranzerai per l'ultima volta a tavola. Vai in raccoglimento. Ci vuoi entrare? Avanti, avanti. Ecco, pregherai anche per lui, eh? Eh sì, vuole entrare in convento domani, sì, vuol diventare suora. Brava, brava signorina, un'ottima idea, me ne compiaccio. Oh, allora mi raccomando le sue preghiere, visto che suo padre lo permette. Oh, certo. Sa perché vuole entrare in convento? No, ma mi piacerebbe saperlo. Perché è innamorata. Di chi? Di chi vuole che sia innamorata alla sua età? Di un imbecille. Chantre. Centrato. Oh, povera piccola oca. Sì, ma fra un'ora sarà guarita. Ho preparato una piccola combinazione mentre decidevo il mio matrimonio. Lei si sposa? Sì. Mi ritiro dagli affari degli altri. E tutta la sua scienza? Mi servirà nella vita coniugale. Come sta, signora contessa? Ma... non si sente bene? No, sto bene, grazie. Oh, un caro De Rio! Cosa c'è? Finalmente in questa casa da domani si mangerà bene. Sì? Hanno assunto una nuova cuoca raccomandata da me. Non le dico altro. Me ne compiaccio. Grazie. Non è per lei, mi scusi. De Rio. Oh, alla nostra nuova cuoca. Alla nostra cuoca. E quello chi è? Ogni volta che entra qualcuno io mi sento morire. Decisamente non era fatta per le avventure. Approfitti della lezione. Caro professore! Chantre! Signora contessa? Ma che cosa ha fatto della sua bella barba? L'ho sacrificata all'amore. Vengo dalla casa della signorina Hackendorf. Le ho fatto la mia dichiarazione. Mi ha domandato se l'amavo realmente e se avrei sacrificato la mia barba. Sono andato immediatamente dal mio parrucchiere e gli ho ordinato di radermi. Non voleva, piangeva quasi e la sua mano tremava tanto che rischiava di tagliarmi il collo. Sono tornato subito dalla signorina Hackendorf, lo confesso, senza osare di guardarmi. E la signorina Hackendorf le ha concesso la sua mano? No, no, mi ha detto che voleva rivedermi dopo 6 mesi perché non si ricordava più com'ero prima e voleva fare il paragone. E rida almeno un po'. Non mi va di ridere. Ma quello è il signor... De Chantrain? Lui? Sì. Quanto è buffo. Beh, ma che cosa succede? Niente, niente. È l'amore di sua figlia che prende il volo. Non prende più il velo? Se prende il volo. Una vocazione andata in fumo. Signora Le Verde, questi umili fiori non sono che il simbolo. Finalmente hai seguito i miei consigli, mia cara. Non c'era altro da fare del resto. Ricordati, la schiavitù della moglie è la libertà della donna. Come? Ma guarda chi c'è laggiù. Era proprio necessario attendere fino a domani. Perché? La mia lettera. Potevo resistere al desiderio di rivederti 24 ore prima. Dammi la tua mano. Andiamo, signori, è in tavola. Oh, finalmente, signora Le Verde, una gioia. Prego. Caro Le Verde. Prego. Lasciamo soli i novelli sposi. Questo bel quadretto non la convince a prendere moglie cattivo soggetto? Sì, forse. La ragazza di cui mi parlava ieri è ancora libera. Ah, sì, è la signorina. No, non mi dica il suo nome. Voglio cercare di indovinare. Prego. Sono stata a Vildavre. Il bambino sarà con noi domani. E lasceremo la Francia insieme. Quanto sei buona, Jane. Dimmi una parola di perdono. Ti amo.
La società affida al marito la custodia della moglie. E finché il marito non dice nulla, la società non ha nulla da dire. La schiavitù della moglie è la libertà della donna.